Ciao a tutti, ciao! Quando è l'ultima volta che ho fatto un video su questo canale? Non me lo ricordo neanche io, pensate voi. Sono successe tante cose dall'ultima volta. Una di queste è che al lavoro stiamo traslocando, diciamo così, e pertanto in questo momento non sono al lavoro e quindi ho molto più tempo per me. Peccato che non sappia sfruttarlo io questo tempo. È un po' stesso periodo della pandemia, mi ritrovo a far fatica a fare qualsiasi cosa. Per esempio, mi continuo a dire devo andare a letto presto, così mi sveglio, faccio due cose al computer, inizio a fare un video per il canale principale e poi vado in palestra, mangio, c'ho una vita un po' più normale. No, non ci posso riuscire. Ieri sera sono andato a letto alle 3:20 dopo essermi guardato il discorso di Biden, cosa più americana che esista al congresso. E poi avevo messo la sveglia verso le 9, mi sono alzato all'una. Esatto. Quindi la mia colazione era il pranzo. Ottimo. Poi dopo ho passato tre quarti del tempo a guardare la TV e adesso mi sono messo al computer a scrivere il prossimo video. È arrivata l'ora, dai, insomma, sono le... Non so se si vede al contrario, vabbè, insomma, sono le 8:50 e comunque la signora Fletcher ce l'ho anche qua. È ora di andare in palestra. Ho anche già mangiato, non ve l'ho fatto vedere, ma ho già mangiato. Però, dato che io sono stanco, sono stanco e comunque non andrei a letto, quindi vado in palestra. Genio. Prenderò un pre-workout che in realtà non ho ben capito se funziona o meno, cazzi e mazzi, però boh, cioè lo prendiamo quando siamo già là, però che se lo prendo adesso mi fa effetto poi sull'autobus un po' e non posso fare niente. Oggi è anche giorno di stacchi, quindi proprio ci si spacca completamente. Comunque stavo pensando com'è incredibile che tutte le volte io mi ritrovi ad avere dei vestiti che siano o bianchi o neri o bordeaux, che non sembra, sembra rosso da qua, ma sarà la luce sicuramente. Comunque è bordeaux, tutti. Non vado fuori, c'è proprio grigio, proprio esagerando. Ho sbattuto la testa quando sono uscito, cazzo, mi sono fatto malissimo. Comunque sono arrivato alla palestra che è esattamente lì, da qualche parte sono. Anytime Fitness, di fianco al McDonald's, wow, top. Però ho già mangiato. Questo è l'outfit finale. Andiamo a spaccare. Dimenticavo che prima c'ho il pre-workout da prendere alle quasi 10, quando uno è un genio comunque ne lascia una. Ah, e volevo farvi vedere queste bellissime calze, quanto meritano. Fatemi sapere se vi piacciono. Please advance.
Basta ragazzi, ho distrutto. Questo segnale indica la verità. Walk in, crawl out. Non la faccio più? A parte che vabbè, è molto tardi, forse anche per quello. Sono le 11:30 adesso, devo ancora fare la doccia. Che ora arriverò a casa. Poi non ve l'ho fatto vedere, ma in realtà cioè, sono andato, cioè, ho fatto anche altri esercizi. Non è che ho fatto solo stacco, lat machine e altre due cose. Ho fatto anche altri esercizi, ma la gente mi giudicava. Se guardate bene l'ultima parte dove ho fatto il mio record per adesso, cioè che poi sono 120 kg, ero arrivato a un tempo ero arrivato anche a 140, però dopo 2 anni di non andare in palestra faccio un po' fatica, devo riprendere un po'. E, beh, se, mi sono perso di nuovo. Se ci guardate, comunque c'è un tipo di fianco a me che mi guarda tutto il tempo e io sono tipo, perché mi guardi? Lasciami stare. E comunque, cioè, ci sono pochissime persone, perché ovviamente è tardissimo, ma mi guardano. Magari non è così, ma io mi sento così. Bene, io sono arrivato a casa, adesso mangio una roba. E poi si va direttamente a letto. Cosa dico? No, vabbè, tra una parola e l'altra, non so, che dopo mi metto su YouTube, mi metto a guardare perché le spade medievali andavano fatte così, quindi cose totalmente a caso, e quindi finirò con andare a letto tipo alle 3:30, contando che adesso è mezzanotte 18, questo vuol dire che in Italia è l'1 18. Fossi uscito prima, forse tornavo, facevo magari una live su Twitch, qualcosa del genere. E aveva più senso. Adesso no. Sì. Non mi sono neanche tolto la giacca per dire. Vabbè, comunque questo per dire che questa era la fine del video, era solo per questo, e noi ci vediamo al prossimo, vediamo come viene questo qua. Ciao belli, esattamente come volevo si dimostrare.